Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati per questa pillola numero 23 che mi accingo a fare con una caramella in bocca ancora, perché ogni tanto c'ho un barattolino lì, no? Vicino alla dispensa del dormitorio, e intanto tacchio su una caramella per alle erbe per tonificare i polmoni consumati dalle sigarette che mi pippazzo tutto il giorno. Vabbè, è sempre. Va. Allora, avete visto la miniatura di questa pillola numero 23? Parlerò della scala superlocria. Argomento delicato, ma anche interessante. Allora, quante scale possiamo suonare noi con la nostra tastiera? Lo abbiamo visto. Scale maggiori. Tutte formate da 7 note e tutte, in questo caso, simili tra loro perché hanno la stessa distanza una nota con l'altra. Abbiamo visto le scale minori, no? Quella naturale, sto suonando La, ha le stesse note di quella maggiore, diatonica di Do. Ma se io altero il sesto e il settimo grado, ottengo la scala minore melodica. Se invece altero solamente il settimo grado, ottengo la scala minore armonica, questo l'abbiamo visto in una pillola dedicata alle scale minori, dal sapore un po' orientaleggiante, no? Che infatti col tempo è stata proprio sostituita dalla melodica, perché questo salto di un tono e mezzo piaceva poco. Ecco, una cosa che non ho detto in quella lezione a proposito, è questo: nella scala minore melodica affrontata in modo discendente, noi andiamo a suonare una scala minore naturale, perché l'orecchio ci porta ad avere quasi bisogno di queste due note del Sol e del Fa per rientrare nella modalità minore, perché capite bene che la scala melodica, proprio per la presenza del Fa diesis e del Sol diesis, ricorda molto quella maggiore. Di differente ha solo la mediante, la caratteristica, la modale, no? Che da Do è Do diesis. Quindi ecco che l'orecchio, per ritornare a quel senso di minore, vuole che dopo una bella melodica suonata in senso ascendente, tornando indietro, si suoni una naturale. Non la pensava così Bach, perché Bach suonava questa. Lui andava e tornava sempre con quelle note, no? Sempre suonava una melodica e la suonava sia andando in su che tornando in giù. Infatti questa scala è detta proprio bacchiana. Ma poi abbiamo visto tante altre scale, no? La pentatonica. Sto suonando una pentatonica di Sol. Questa è una pentatonica di Do. Abbiamo visto anche dei pentatonici minori, che non sono altro che poi le note di quella maggiore. Vedete? Sì, io prendo il La e lo sposto qua. Le note sono sempre quelle. Se parliamo di Do e di La minore, cioè di una tonalità maggiore e la sua relativa minore. Abbiamo visto le scale esatonali. Io faccio una esatonale di Do. Scale ottofoniche, cioè formate da 8 suoni, nel quale oltretutto nomenclandole occorre ripetere il nome di una nota 2 volte, perché gioco forza sono 8, e che hanno la particolarità di la particolarità che ogni nota componente questa scala esatonale
Ogni nota, dicevo, dista un tono da quella precedente e da quella che la segue. Abbiamo visto anche le scale diminuite. Sempre di sol, sto suonando. E che hanno la particolarità di alternare un intervallo di un tono con uno di un semitono. Vi dissi anche che c'è un po' di diatriba tra i cultori di musica, ma io vi dimostrai come si parte dal tono per proseguire con un semitono. Io in questo caso non sto seguendo questa regola, ma semplicemente perché se parto dal fa, suonando le stesse note, la regola la rispetto. Parto dal sol semplicemente perché vi ricordate che vi dissi come per arrivare più comodamente, semplicemente, facilmente ad individuare le scale diminuite, io parto proprio dai tre castelletti che noi li ho chiamati io castelletti, così magari hanno un nome che io non conosco, ma io li ho chiamati perché mi piaceva. Cioè dal castelletto che viene costruito sul sol, quello sul fa e quello sul do. E questa è un'altra scala diminuita. Sapete che sono tre perché tre sono gli accordi diminuiti, no? Alla fine. Gli altri sono alto e rivolti. Facciamo un ripassino così un po' di tutto. Che altre scale abbiamo visto? Beh, quella blues. Eccetera, no? Quindi una scala che nel caso di do è formata da queste note: do, mi bemolle, fa, sol bemolle, fa diesis, sol, si bemolle e do. Quindi torniamo alle nostre scale minori, in particolare alla scala di la minore naturale, anzi a quella melodica, pardon. Dunque, la scala minore naturale di La, se noi trasportiamo tutte le nostre belle note che abbiamo suonato un semitono sotto, che cosa andremo a suonare? Quella di La bemolle. E se noi ancora queste note di questa scala di La bemolle melodica le suoniamo partendo dal settimo grado, cioè il Sol, suoniamo le stesse note, ma partendo appunto dal Sol. Andiamo a creare proprio, che cosa? Una scala superlocrea, in questo caso una scala superlocrea di Sol. Vediamo che nomi ha, che nomi hanno le note di questa scala. Sol, La bemolle, Si bemolle, Do bemolle, Re bemolle, Mi bemolle, Fa e Sol. Perché sapete bene che in una scala i nomi devono essere equamente distribuiti. Abbiamo sette note da suonare e a ognuna diamo un nome diverso. Questo è il modo più corretto per chiamare questa scala, perché c'è poco da fare. Così facendo rispettiamo questa norma che ho appena detto. Nella realtà delle cose, le note della scala superlocchia vanno chiamate in modo differente, e cioè Sol, La bemolle, La diesis, Si, Re bemolle, Re diesis, Fa e Sol. Usando cioè un'armonia, perché usiamo un po' di bemolle e un po' di diesis. Quindi non andiamo a enunciare né il Do né il Mi.
ripeto, sol, la bemolle, la diesis, si, re bemolle, re diesis, fa e sol. Questo perché? Adesso lo vediamo. Allora dunque, quando è che si suona sta benedetta scala superloquio? Si suona essenzialmente su degli accordi di dominante. Cioè, io sono in sol, settima, devo andare in do, devo fare una risoluzione in do. Quindi mi avvalgo della mia settima minore, cioè del fa, per costruire che cosa? Un accordo di settima di dominante, no? Lo faccio così anche con le dita un po' disgraziate, ma così vedete bene. Sol, si, re, fa è classico accordo di sol, settima. C'è il fa naturale e non il fa diesis, come vorrebbe la scala di sol, perché proprio l'accordo di settima dominante contiene la settima minore e non la settima maggiore. Quindi io su un accordo di sol settima posso andare a suonare una scala superloquia. Oddio, io su un accordo di sol settima che va a risolvere in do, suono tranquillamente una scala di sol che non contiene sol diesis ma il fa, e che infatti viene chiamata misolidia. E poi vado nel mio do. Nel momento in cui io suono questo accordo di settima dominante, escludendo la quinta, sapete che la quinta è una nota molto simile alla dominante, in questo caso il sol. Queste note quasi si confondono, proprio anche a livello di frequenze. Per cui quando si può, quando c'è la necessità, quando la melodia, l'armonia lo consentono, questa nota tende ad essere eliminata per lasciare spazio a note più interessanti, che rendano l'armonia più interessante. Per esempio, io suono un fa, un sol, scusate, con il fa, il si e il re diesis, cioè un sol settima quinta diesis, o quinta più, o quinta aumentata. Questo mi dà la possibilità, proprio per la presenza di questo mi bemolle, per esempio, di suonare una scala esatonale. E poi la mia risoluzione sul do maggiore o minore. Ma sicuramente mi dà l'opportunità di suonare proprio una scala superlocre. Sentite che bello. Io, come stavo dicendo prima, la posso suonare anche se ho come armonia di riferimento un sol settima, ma senza la quinta. Perché cosa fondamentale quando si suona una scala è rispettare l'armonia che abbiamo sotto, per dirla in modo molto terra terra. Nel senso che io non posso suonare una scala che ha determinate note e l'accordo che la sostiene ne ha altre. Questo è impossibile. Cioè, io non posso suonare un sol settima, no? Ripeto, senza la quinta. Non posso suonare una scala che non contenga quantomeno la tonica, la terza e la settima, che sono proprio le note che sono andato a suonare, no? Infatti, se suono la superloquia, io suono sol, la bemolle, la diesis, ma suono anche il si, poi suonerò re bemolle, re diesis, ma suono anche il fa. E poi approdo al mio accordo risolutivo. Questo vale per tutti gli accordi, no? Se io suono un sol settima, non la bemolle, anche qui senza l'utilizzo della quinta,
posso suonare una scala superloquea, ma anche qui le note che vado a suonare me le ritrovo nell'accordo che suono. Sol, il La bemolle, il Si c'è, il Fa c'è. Così come se io vado a suonare questo accordo, che è un accordo di Sol con la nona bemolle e la quarta o l'undicesima diesis, il Do cioè, oppure quinta bemolle, possiamo chiamarla anche così, quindi un accordo alterato, adesso lo vediamo, posso suonare tranquillamente una superlochea, perché anche con questo accordo io ritroverò le note della scala superlochea. Ecco il Fa, ecco il Re bemolle, ecco il La bemolle, ecco il Sol. Così come quando io suono una scala diminuita, quindi io suono questo accordo, io mi ritroverò a suonare le stesse note, oltre ad altre, ma che ho nella mia mano sinistra, che sta eseguendo un Sol settima non La bemolle. In questo caso la quinta la posso suonare, perché ce l'ho anche nell'accordo e nella scala. In pratica questa superlochea che cos'è? Si potrebbe dire che è un misto tra una scala diminuita, vedete che c'è il cancelletto del Sol, e poi si potrebbe dire che la seconda parte della scala è quella di una scala esatonale. È un po' un misto tra le due, però è una scala che dà sicuramente un senso, beh, innanzitutto molto jazzistico a quello che andiamo a suonare, e poi molto, molto sofisticato, molto, molto piacevole, molto gradevole. Nel senso che io adesso suono una progressione, secondo, quinto, primo, Re minore, Sol, Do. Io che cosa ho suonato insieme al mio Re minore, settima, Sol, che può essere tredicesima, undicesima, ho suonato le note della scala di Do. Non mi sono spostato da qua. Ecco, qui vado a suonare un Do diesis. Perché suonare il Do diesis? Perché sottintendo un La che va a risolvere il suo Re. E quindi questo Do diesis ci sta, perché il Do diesis è la terza di La. Ma adesso lasciamo perdere. Torniamo alle nostre belle note della scala di Do. Volendo arricchire questa nostra serie di accordi, questa nostra progressione secondo, quinto, primo, noi possiamo tranquillamente suonare le note della scala di Do, oppure, se vogliamo, la chiamiamo scala di Re dorico, sempre per rifarci le scale tonali. Vedete, io ci ho messo dentro alcune note della scala proprio superlocchio. Più qui sono andato a suonare, vedete, non un Sol, ma un Sol
settima con la quinta diesis, perché appunto mi contiene le note della scala superlocchia, il Fa, il Si e il Re diesis. Non è l'unica scala che si può suonare, ovviamente, perché a seconda dell'armonia che io vado a mettere, l'armonia di Sole, dell'accordo dominante, io cambierò la mia scala. Se io, per esempio, suono Re minore, anzi, non devo suonare così perché sennò avrei bisogno di un contrabbassista che mi suona il Sole, un Sol settima con una nona bemolle, praticamente un Sol più un accordo diminuito, io andrò proprio... suonare una scala diminuita, perché ho l'accordo diminuito, sto suonando un Sol diminuito e quindi andrò a suonare questa scala. Se io suono ancora un accordo di Sol settima con la quinta diesis, io posso tranquillamente suonare anche quest'altra scala, rifaccio, riparto da Re. Che cosa ho suonato io su questo Sol settima quinta diesis? Questa scala. Cioè una scala di Sol, praticamente, neanche di Sol, di Sol misolidio che contenente anche, vedete, una quinta aumentata. E che scala è questa qua? Non è nient'altro che una scala di Do minore melodico, che io ho suonato partendo dal Sol. Che cosa si può dire? Beh, si può dire questo, per la conclusione di questa pillola che ormai è già a 22 minuti. Quando noi troviamo su una partitura, ammesso che voi suoniate quale partitura, spero di no, o meglio, spero che lo facciate proprio quando è necessario. E sulle partiture però vi trovate Sol Alt, che sta per Sol alterato o altered per gli anglofoni. Ecco, vuol dire che chi ha scritto quella partitura, l'autore, il compositore, lascia la libertà all'esecutore di suonare quel Sol con delle note alterate, in particolare la quinta e la nona. Cioè questo Sol può essere suonato per esempio così, con la quinta diesis, per esempio così, con la quinta bemolle, per esempio così, con la nona bemolle, per esempio così, con la nona diesis. Capite? Dunque, il perché avere chiamato questo la bemolle e questo la diesis, perché io non posso suonare un Sol, lo faccio così perché sennò non c'è altro modo di prenderlo questo accordo, io non posso andare a suonare un Sol settima nona diesis, che è questa, nona, la nona è questa e questa è la nona diesis, non posso andarlo a chiamare Si bemolle, è proprio una nona diesis, quindi è un La diesis. Così come se suono Fa, Si e Mi bemolle, bene, questa non è Mi bemolle, è un Re diesis, perché è una quinta aumentata, non è una tredicesima bemolle. Quindi gioco forza, e così pure se vado a suonare un Sol settima con la quinta bemolle, è una quinta bemolle, quindi io la chiamerò Re bemolle, non Do diesis. Ecco perché è creata quella enarmonia nel chiamare Sol, La bemolle, La diesis, Si, Re bemolle, Re diesis, Fa, Sol, così come vi ho detto che è più giusto chiamare la scala superlocchia. Bene, esercitatevi, direi, su una semplice progressione secondo, quinto, primo, voi suonate un Re minore settimo e poi divertitevi a mettere gli accordi che preferite a livello di Sole, quando siete in Sol, quando siete sull'accordo dominante che poi andrà a risolvere in Do. E potete mettere anche un Sol undicesimo, no?
dovendo suonare un sol undicesima, andremo a suonare proprio una scala misolidia di sol, cioè continueremo a suonare le note che abbiamo suonato in re minore e che suoneremo in do, cioè la scala di do maggiore. Alla fine possiamo chiamarla misolidia lei dorica il re minore, ma sempre delle note della scala di do parliamo. Oppure potete mettere uno degli accordi che vi ho fatto vedere, sol settima non la bemolle. In questo caso potete usare la vostra bella superlocria, oppure potete suonare un accordo a questo punto diminuito, no? Con l'aggiunta della tonica del sole, e andrete a suonare quindi una scala diminuita. Se invece vi piace di più suonare una cosa di questo genere, cioè un accordo di settima con la quinta diesis, potete suonare anche la scala esatonale. Eccola qua. Oppure ancora, come vi ho detto, se voi suonate il sol settima senza la presenza della quinta, siete liberi di suonare veramente, oserei dire, la scala che volete, perché potete suonare una scala di diminuita, perché vedete che suonereste il sol, il si che è contenuto in questo accordo e anche il fa, oppure la vostra superlocria. Superlocria di sol, eh? Io sto parlando della superlocria di sol, perché poi esiste la superlocria di do, la superlocria di fa, no? Piuttosto che quella di re. Abbiamo 12 ovviamente superlocrie, essendo 12 le note che abbiamo sulla nostra tastiera. Bene, sbizzarritevi quindi a cambiare la vostra, il vostro accordo di dominante e sentite come, a seconda dell'accordo che andate a mettere, userete la scala più appropriata. E ricordatevi sempre quello che diceva Joe Pass, che se una nota non vi torna, perché avete, siete qua e avete suonato questa, che no, bene, suonate una nota che è un semitono più avanti o più indietro e siete sicuri che il vostro errore rientrerà immediatamente. Bene, amici carissimi del Tino Carugati, direi che per questa lezioncina sulla scala superlocca è tutto. Siamo arrivati a una mezz'oretta di ascolto. Bene, ci metterò un paio d'ore a caricarla adesso su YouTube, però poi quando è caricata sono contento, così la vedete. Bene, un abbraccio e alla presto con il Tino Carugati.